Buonasera da Teleciclismo. È un mese di luglio questo, ricco di emozioni, carico proprio di emotività. È ripartita l'attività agonistica, il Veneto che ripropone ancora le attività a cronometro individuale, l'Emilia-Romagna con un'attività ancora più consistente e la Toscana che si appresta ad avviare appunto le competizioni in vista proprio di poter aprire anche alle gare di gruppo. Nonostante ci sia ancora qualche perplessità, qualche timore da parte degli organizzatori, facendo specifico appunto riferimento alle linee guida che impongono alcune regole per promuovere l'attività con sicurezza. Insomma, il rischio Covid è ancora alto e quindi non bisogna abbassare la guardia. C'è la necessità di fare opera di persuasione, di convincimento e qualche comitato già sta proponendo serate informative per dare specifiche informazioni agli organizzatori. Si viaggia quindi sulla strada della ripresa. Intanto per questa puntata avremo delle interviste con gli addetti ai lavori e poi le gare del passato e quindi non cambiate canale, vediamo insieme. Buona visione. Voglio raccontarvi un particolare molto intenso che fa parte dei miei ricordi. Sanremo 2001, Giro d'Italia, perquisizione dei NAS, notte da film poliziesco, riusciamo comunque a chiudere questa notte. Al mattino una riunione tra tutti noi su cosa dovevamo, cosa potevamo fare. Al di là degli organizzatori di Castellano, dei direttori di Cannavò, dei direttori sportivi, dei campioni, Saronni, Pinco e Pallino, tutti insieme, a un certo punto dico a Marco, rinchiudiamoci in una stanza noi delle squadre, noi ciclisti, decidiamo noi cosa pensiamo di fare. Così facciamo, due rappresentanti per ogni squadra, ci mettiamo a parlare, potete immaginare il tumulto e l'atmosfera, eravamo tutti veramente, ci sentivamo violentati da un'operazione del genere, giusta o ingiusta che fosse, io non scendo in quell'ambito del giudizio. Però noi dovevamo veramente capire cosa fare. Marco era ferito, ferito gravemente, voleva andarsene, voleva ritirarsi, era arrabbiato, aveva uno sguardo veramente difficile da poter relazionare su qualche. Non c'era una seconda opportunità, secondo lui, dovevamo andarcene. Naturalmente, ripeto, incapaci anche di valutare con freddezza e nel migliore dei modi la situazione. Lui era l'emblema del ciclismo, era il rappresentante più forte di quel mondo. Purtroppo aveva già la vicenda Madonna di Campiglio che era con sé e per cui, parlando di tutto, io ad un certo punto ho chiesto a Marco, dico, vieni qua e parliamo un attimo io e te. Ci siamo appartati in un angolo e gli ho detto, Marco, ci sono due cose secondo me importanti che dobbiamo valutare e poi decidiamo quello che fare e io ti seguo. Una è che il Giro d'Italia sia diventato quello che è diventato è perché ci sono stati dei grandi campioni prima che hanno fatto grande questa cosa e non so che diritto abbiamo noi di fermarlo. E un'altra sono tutte quelle persone che ci aspettano lungo la strada, la unica nostra vera forza. Io
e per cui non andare da loro, non passare da loro, non so se potrebbe in qualche modo crearci qualcosa di negativo o potessero pensare che fosse un tradimento. Riflettiamo su questa cosa. E riflettendo su questa cosa siamo ripartiti. Naturalmente Marco non è ripartito, ma ha capito l'importanza in quel momento che il ciclismo dovesse ripartire. Il ciclismo non è della Gazzetta dello Sport, secondo me, il ciclismo non è della Federazione Ciclistica Italiana. Il ciclismo, secondo me, è arte. Arte fatta con un mezzo e con il corpo, e per cui l'arte è di tutti. Jesolo e lo sport. La città di Jesolo riserva un posto di rilievo al ruolo dello sport e della pratica sportiva nelle sue attività. Sago a Brugnera per l'apertura stagionale degli Junior. L'altra corsa veneta si è disputata a Caselle di Somma Campagna in provincia di Verona, vittoria di Marchesini della Contri. 80 km prima su di un circuito iniziale, poi le finali a Brugnera ancora girando per 5 volte nei dintorni della cittadina friulana con l'arrivo posto davanti allo sponsor Oro Gildo. Corsa veloce vissuta su un tentativo annullato a 10 km dalla conclusione. Si chiudevano le maglie del gruppo e nessun tentativo riusciva ad andare in apporto negli ultimi chilometri. Volatona generale quindi sul traguardo di Brugnera per i 134 che avevano preso il via da Orsago. Grande incertezza fino ai 100 metri, poi l'inesorabile progressione di Roberto D'Agostin fulminava tutti per la gioia di patron Ermenegildo Turchetta. Seguivano le spalle di D'Agostin, Milani Dal Bello, Marchiori e Stoicu. Meraviglioso. A chi la dedichi? Beh, ci sarebbero tante persone, tra cui tutti i miei allenatori, tutti quelli che ci credevano in me. E soprattutto una persona che si chiama Marica. No, obiettivo centrato, non mi era mai successo di vincere la prima corsa. Comunque l'avevamo progettata bene, era volata. I ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare ed è riuscita alla grande. Sono contento innanzitutto per loro, per tutti gli sponsor che ci hanno appoggiato e anche perché arriviamo qui davanti a Oro Gildo, quindi doppia felicità. C'era molta distensione tra le fila del Marchiol Emisfero City alla partenza dal limito del Giro delle Tre Province. La formazione di Tezze di Vazzola da 3 anni fa suo questo traguardo. Nel 2005 assegno con Alberto Curtolo, nel 2006 gran volata con Alex Butazzoni e la scorsa edizione con Jacopo Guarnieri. Quel Jacopo Guarnieri vincitore quest'anno a San Michele di Piave e favorito d'obbligo anche per questa 42esima edizione di questo classico per uomini veloci che si corre sulla distanza di 169 km. Organizza il gruppo sportivo Darimec e sono in 172 gli atleti che prendono il via.
Un'azione pericolosa scuote il gruppo a 20 km dalla conclusione. Parolin, Romanello, Campa, Massocchi e Gumanluk i protagonisti, ma la spinta di Coppigazzara ed in modo particolare della Marchiol riducono la distanza e chiudono su questo tentativo, preparando poi il finale con i rispettivi treni che dovranno lanciare Guarnieri e Busato, anche la Cremonese Arvedi e altre formazioni pronte a lanciare lo sprinter, quindi grande bagarre fino ai 500 metri, quando una rotatoria scompagina un pole carte. Escono alla grande per la Marchiol Gianni da Rossa ed Alex Buttazzoni e lanciato da due apripista di quel calibro, Jacopo Guarnieri non trova resistenza e Busato secondo li finisce a ruota. Buttazzoni perde il terzo posto finendo rilassato ed esultante, battuto da Caponcelli. Seguono Marcotto, Baggio, Conti, Merlo, Fumagalli e Andriotto. Grande volata oggi qua al Giro delle Tre Province, ti ripeti un anno dopo? Sì, la squadra oggi ha fatto un lavoro veramente eccezionale e siamo riusciti a rimanere davanti all'ultima rotonda e si è costruita lì la vittoria. Ci puoi raccontare le ultime fasi della gara? È stato molto, molto difficile tenere le posizioni perché l'andatura era molto sostenuta e diverse squadre tentavano di fare la volata. C'era la Finauto e la Coppigazzara gli ultimi chilometri davanti, siamo riusciti a infilarci comunque noi in testa alla rotonda e abbiamo costruito lì la vittoria. Una dedica? Mi ha detto mia mamma stamattina se gliela dedicavo visto che è la festa della donna, quindi a lei. C'erano tante squadre che volevano stare davanti. Noi ci abbiamo presa qua alla penultima rotonda, siamo entrati a tutta proprio senza frenare. Siamo usciti i primi, secondi e terzi. Gianni ci ha portato fino qua all'ultima rotonda. Io sono partito, Jacopo ha fatto il suo. Splendi. Beppi Lorenzetto, grande vittoria oggi di Guarnieri qua al Giro delle Tre Province. Una bella soddisfazione per la vostra formazione. Sì, è il terzo anno, mi sembra che ci confermiamo, quindi penso stanno andando forte. È bello per i vostri sponsor, la Marchiol, l'Emisfero, tutto l'entourage. Penso che un inizio anno del genere siano soddisfatti. Biagio Conte, una bella vittoria oggi di potenza di Jacopo Guarnieri qua a Limito. Devo fare il ringraziamento, un bravo a tutti i ragazzi che hanno eseguito il lavoro in maniera perfetta e Jacopo non ha potuto fare altro che vincere a mani alte. Roveredo di Gua e la FDB Colonia Veneta con Antonio ed Andrea Fin avevano fatto da apripista per il ritorno delle competizioni ciclistiche. Avevano osato, organizzato e messo in cantiere la crono della ripartenza quando l'incertezza era ancora padrona delle organizzazioni. E 7 giorni dopo Imola ha voluto aggiungere un altro filo a quella matassa che non deve, non può rimanere intricata di dubbi, di perplessità, di esitazioni. Una matassa che, regole permettendo, deve disfarsi veloce e fluida affinché le ruote del ciclismo tornino a girare sulle strade e gli atleti a confrontarsi apertamente. Ad Imola, con l'organizzazione della nuova ciclistica Placi e nello scorso weekend le categorie junior ed under 23 maschili e femminili hanno acceso i motori in una location più che appropriata. È stato infatti l'autodromo Enzo e Dino Ferrari ad ospitare la competizione che è iniziata venerdì 17 giugno con la prova a cronometro individuale riservata alle donne junior. Due giri del circuito automobilistico di 4.900 metri a tornata per complessivi 9.800 metri.
37 le concorrenti al via e su tutte è svettata Carlotta Cipressi, Re Artù, che percorrendo i 9 km 800 metri alla media di 41.043 ha preceduto di 5 secondi e 77 centesimi Matilde Bertolini della Valcar ed Eleonora Camilla Gasparini della UO2 di 9 secondi e 4 centesimi. La vincitrice con le compagne di squadra al centro del terzetto con Gabriella Pregnolato e poi sul podio. E mentre si preparano i ragazzi junior, andiamo a sentire il prefetto Roberto Sgalla, responsabile della sicurezza della Federazione Ciclistica Italiana, al microfono di Tina Ruggeri. Prefetto Sgalla, finalmente si riparte. Il suo è un incarico non semplice come responsabile per la Federazione della Sicurezza, soprattutto in questo periodo di Covid, per cercare di far ripartire questo sport. Quali sono le preoccupazioni degli organizzatori e soprattutto quali sono i precetti della Federazione? La Federazione ha fatto un grande lavoro in questo periodo e la dimostrazione migliore sono queste gare che oggi si svolgono a Imola, poi avremo la mountain bike a Riolo, il Gran Premio Anelli, ma anche altre regioni già hanno dato il via all'attività sportiva. Cosa ha fatto la federazione? Ha finalmente approvato le linee guida per poter esercitare un'attività sportiva in piena sicurezza, in presenza purtroppo ancora del Covid, perché non dimentichiamoci che noi operiamo e lavoriamo e gareggiamo ancora con un'epidemia presente, con una situazione di malati che purtroppo continuano a manifestarsi ogni giorno. Accanto alle linee guida c'è il DPCM dell'11 giugno che autorizza le gare all'aperto purché senza pubblico, e qui è una dimostrazione: noi oggi non abbiamo i tifosi, ci sono solo gli addetti ai lavori, però già il fatto di poter gareggiare, di poter offrire agli atleti la possibilità di competere, credo che sia un bel segnale di ripresa. I ragazzi e le ragazze avevano voglia di correre, di passare dall'allenamento alla competizione, e credo che questo sia un bel viatico anche per il futuro. L'auspicio è che poi successivamente, o attraverso un nuovo DPCM o con le ordinanze dei governatori, si possa anche scendere per le gare regionali e anche le Gran Fondo. Oggi queste gare non possono essere effettuate, possono essere effettuate solo le gare di interesse nazionale, però siamo fiduciosi che con l'abbassarsi, mi auguro, dei positivi al coronavirus e con la volontà di allargare la possibilità di correre, si arrivi anche alle Gran Fondo, che sono quelle gare che oggi purtroppo soffrono un'assenza assoluta, nonostante alcuni organizzatori avrebbero voglia di ripartire, ma sono quelle che assolutamente oggi non possono essere avviate, realizzate. Possiamo dire che il ciclismo purtroppo è sempre più uno sport bistrattato: prima la sicurezza sulla strada, il mancato rispetto spesso e volentieri delle auto nei confronti di chi va in bicicletta, e poi ovviamente il Covid. Insomma, questo ciclismo come si può difendere e soprattutto come può fare sport in sicurezza, anche perché sappiamo benissimo che il ciclismo agonistico non può fare agonismo sulle piste ciclabili. No, esatto. Io credo che però molti passi avanti sono fatti. Io distinguerei lo sport agonistico da chi va in bicicletta, magari per diletto, per sport, per turismo, per lavoro, tutti i giorni. Lo sport agonistico si è dato grandi regole, non ultimo il nuovo disciplinare che è entrato in vigore il 1 gennaio, ma che poi è stato rinviato al 1 gennaio 2021. Il nuovo disciplinare garantirà ancora più sicurezza alle gare, alle competizioni, diciamo. Mentre invece il discorso di chi va in bicicletta, purtroppo ancora abbiamo moltissimi incidenti, anche molto gravi, e allora bisogna operare su tre versanti. Una normativa adeguata: l'Italia ha una normativa per quanto riguarda il ciclismo a dir poco antiquata, basta dire che ancora il codice chiama la bicicletta velocipede, e cioè come veniva chiamato nell'Ottocento. Secondo, i ciclisti devono assolutamente, come dire, dotarsi di strumenti passivi, uso del casco, abbigliamento visivo molto visibile, uso delle luci, rispetto delle regole. Ma terzo, occorre che in particolar modo gli automobilisti siano tolleranti, siano rispettosi dei ciclisti perché sono utenti deboli. Ecco, io credo che, come dire, concludendo con due parole, dovremmo dire rispetto reciproco e tolleranza da parte degli automobilisti.
Ad imporsi nella crono juniores, sempre come le donne sulla distanza di 9.800 metri, è stato Lorenzo Milesi della ciclistica trevigliese, che con il tempo di 12 primi, 16 secondi e 9 centesimi, alla media di 47.874, si è messo alle spalle Andrei Ponamar del team Franco Ballerini. Al campione europeo Milesi ha inflitto 16 secondi e 66 centesimi. Terza piazza a 20 secondi e 87 centesimi per Andrea Piras dell'Aspiratori Otelli e quarto posto per i colori della Borgomolino Rinascita Ormelle con Stefano Cavalli che ha perso il podio per meno di un secondo. La vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana Daniela Isetti ha premiato il vincitore Lorenzo Milesi e si è poi soffermata al microfono di Tina Ruggeri. Daniela Isetti, vicepresidente nazionale vicario della Federazione Ciclistica Italiana in autodromo a Imola. Gare in un certo senso al chiuso. Quanto è stato difficile ripartire? È sicuramente molto difficile. Veramente il nostro movimento è stato messo a dura prova, ma come mi piace dire siamo comunque appartenenti ad uno sport, siamo resilienti e quindi questo ce lo insegna il ciclismo a far sempre fatica. Una partenza non facile, ma comunque oggi sicuramente si respira un'aria davvero buona perché ci si ritrova e quindi alla fine questo, così come sono state, voglio dire, altre manifestazioni anche prima di questa, ma diciamo che in questo extra giro si respira appunto l'aria della comunità e con tutte queste categorie, tutte queste gare assieme per questi weekend sicuramente possiamo guardare avanti con fiducia. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. Poche settimane fa è ripartito il ciclismo, è ripartito dal Veneto con la cronometro a Roveredo in Gua. Poi ci siamo spostati a Imola nell'autodromo per le prime cronometro, poi ci saranno le prime corse in linea. E insomma appuntamenti importanti che segnano la ripartenza del ciclismo in tutta Italia, anche se la ripartenza spesse volte è ostacoli con la cancellazione di alcune gare, purtroppo per mancanza di permessi da parte delle prefetture, non tanto per le problematiche legate alla sicurezza, soprattutto per le problematiche legate al transito sulle strade. Speriamo che questo sia solo un piccolo intoppo per veder finalmente tornare il nostro grande ciclismo sulle strade. L'ultima prova a cronometro era riservata agli elite d'under 23, anche per loro la distanza da percorrere era quella delle altre categorie, 9 km e 800 metri. Una distanza che, come recita il titolo dell'evento, serve nel momento della ripartenza per scaldarsi i muscoli. 77 i concorrenti che sono scesi dalla pedana di partenza, tra i quali all'esordio nella categoria l'ex campione del mondo 2019 degli junior, vale a dire quell'Antonio Tiberi, classe 2001, che l'anno scorso con una prestazione straordinaria conquistò il titolo individuale contro il tempo nonostante un inconveniente occorsoli pochi metri dopo il via. Tiberi, che in questa stagione difende i colori del team Colpack Ballan, ha fermato i cronometri staccando un 11.44 e un centesimo, che vale la ragguardevole media di 50 e 107. Al secondo posto Kevin Coleoni, BS Arvedi, che rende 3 secondi e 22 centesimi, mentre la terza piazza se la giudica l'azzurro friulano del Cycle Team Friuli Jonathan Milan. Antonio Tiberi, finalmente la prima gara, la prima vittoria della stagione. Sì, prima gara, prima vittoria dopo tutto quello che abbiamo passato tutti quanti e devo dire che è un'emozione veramente grande. Sono molto contentissimo di aver appunto regalato questa bella vittoria alla mia squadra in modo di aver fatto una bella ripartenza e un bel inizio di stagione, possiamo dire, perché dopo tutto quello che c'è stato e sono molto contento di iniziare così. Insomma, la prima vittoria senza la maglia di campione del mondo a cronometro, però ti confermi uno specialista delle crono.
Sì, purtroppo in questa categoria non posso indossare la maglia da campione del mondo, però comunque sia ho dimostrato di cavarmela bene con questa specialità e spero di continuare così. Dedicavi questa vittoria a chi in particolare? Questa vittoria la dedico a Genesio Ballan, che è un nostro sponsor che è venuto a mancare poco tempo fa, e la dedico a lui e tutta quanta la sua famiglia, e gli siamo molto vicini e ci dispiace molto. Primi appuntamenti adesso quali saranno? Adesso il prossimo appuntamento, allora, per la squadra sarà domani, sempre qui sulla, con la gara qui nel circuito, e poi anche domenica ci sarà un'altra gara qui nel circuito, che però si farà anche una salita fuori dal circuito, e io correrò lì domenica, spero di fare bene anche lì. E ancora il ciclismo rosa ad aprire la giornata di sabato 18 luglio all'autodromo Enzo Edino Ferrari di Imola. Sono di scena le ragazze junior che si presentavano in 87 i nastri di partenza per percorrere 11 giri del tracciato automobilistico per un totale di 53 km e 900 metri. È la prima gara su strada in assoluto e dopo tanti mesi senza mai attaccare il dorsale, le ragazze scalpitano in attesa del via. Raffaele Babini a dirigere le operazioni in corsa. Una corsa che lungo i 53 km ha promosso solamente qualche isolato tentativo. Gruppo dunque che viaggiava a ranghi compatti per presentarsi poi e contendersi il successo con uno sprint generale. Una volata nella quale erano molte le pretendenti che cercavano subito il risultato alla prima uscita. Colpo che riusciva bene alla campionessa italiana, e vale a dire Eleonora Camilla Gasparini della UO2, che precedeva Vanessa Micheletto Breganze e Lara Crestanello ciclismo insieme. Finalmente Eleonora, la prima vittoria e soprattutto la prima gara della stagione di questo 2020 davvero particolare. Sì, diciamo che è stata una buona ripartenza e devo ringraziare la squadra per il bel lavoro che ha fatto. E niente, partiamo quindi col morale alto e andiamo avanti così. Ma commissario tecnico, la prima ragazza da segnare sul taccuino per la nazionale, cioè? Sì, non vorrei essere, come dire, presuntuoso nel dire, cioè, che ce l'aspettavamo, perché Eleonora l'anno scorso pochi sanno che è stata molto sfortunata nonostante le due maglie tricolori, conosciamo il suo valore e ci sono prospettive per lei, quindi vederla tornare alla vittoria oggi mi rende soprattutto contento per il suo morale. È una ripartenza pensando a, insomma, conquistare quest'anno quello che per sfortuna non ha potuto, diciamo, cercare di conquistare lo scorso anno. Ad Imola la giornata di sabato 18 luglio si concludeva con le prove su strada riservate agli elite d'Under 23. Dopo il rinvio forzato di Rovereto di Guà e la crono individuale del giorno precedente, finalmente si riprendeva dopo le prime quattro gare, 3 a febbraio ed 1 a marzo, due appannaggio di Leonardo Marchiori a Fucecchio e nella Firenze Empoli e due di Enrico Zanoncello Zalfiro Mobile Fior, Coppa San Geo e Coridonia e una di Davide Bauce a San Bernardino. Si muove per affrontare 25 volte il circuito della Formula 1, 122 km e 500 metri, complessivamente la distanza da percorrere, 153 invece i corridori schierati al via, pronti sul viale della partenza, purtroppo privato dal solito pubblico. Le misure di emergenza osservate certosinamente, quindi si corre con regole ben precise. Gli attacchi di Matteo Zurlo, Casillo Petrolli Firenze prima e di Matteo Bugiani della Malmantile poi non vanno a buon fine. Meglio invece per la coppia Jonathan Milla, Cycle Team Friuli e Mattia Marcellusi della Mastro Marco, che riescono a contenere il ritorno del gruppo e presentarsi con qualche metro di vantaggio per giocarsi allo sprint il successo. Alla meglio Martin Marcellusi, che vince alla media di 43.894.
secondo è Jonathan Miller, terzo Enrico Zannoncelli che regola tutto il gruppo davanti a Marchiori, Gomez, Di Felice, Moro, Ferrari, Rocchetta e Buddha. Martin Marcellusi, per te è sempre la prima, purtroppo in questa stagione la stagione è iniziata adesso. Sì, diciamo che in questa stagione avrei voluto fare bei risultati, però c'è stato purtroppo questo coronavirus che ha rovinato un po' di piani sia miei che insomma di tutta Italia. Sì, questa è stata la prima, non potevo iniziare meglio, non me l'aspettavo sinceramente, però è andata così e sono molto felice. Praticamente dalla Firenze-Empoli a Imola, insomma, ce ne passa di tempo. Sì, è stato un periodo molto difficile, però abbiamo lavorato bene con tutta la squadra, anche se non sono potuto stare in Toscana con i compagni, però a caso ho lavorato molto bene e quindi siamo arrivati qui e ci siamo fatti trovare pronti. Un cambio di casacca che ti ha fatto bene? Sì, è una squadra in cui mi sto trovando veramente bene, con i compagni, i dirigenti, tutto lo staff, e non potevo chiedere meglio, quindi sono molto felice di aver scelto questa squadra. Vediamo un Martin Marcellusi molto più convinto rispetto a tempo indietro. Sì, diciamo che da primo anno ho avuto molti alti e bassi, quindi ci sono stati periodi molto difficili, però in questo secondo anno devo dire che sono cresciuto molto sia fisicamente che mentalmente e i risultati penso si stanno vedendo dopo questo brutto periodo. C'era anche Rino De Candido, il commissario tecnico della Nazionale Juniores ad Imola, è per lui una delle poche occasioni per vedere all'opera i ragazzi che andranno nei prossimi mesi a formare le compagini azzurre. Si arriva dunque a domenica 19 di luglio con le ultime due prove in cantiere, quella junior che stiamo vedendo e quella degli Elite d'Under 23 che chiuderà l'intenso programma della nuova ciclistica Placi 2013. 209 i corridori pronti a scattare lungo gli 88 km e 200 metri, 18 giri del circuito imolese. Prima gara su strada del 2020 che arriva dopo i rulli durante il lockdown, poi gli allenamenti veri, prima da soli e poi con la squadra, e adesso finalmente il numero sulla schiena. In gruppo ragazzi già esperti nella categoria, quelli del secondo anno, ma tra loro molti gareggiano tra gli junior per la prima volta. La corsa proponeva un quintetto di attaccanti che cercavano di sovvertire il pronostico favorevole alle ruote veloci. Il gruppo però ricuciva e Alessandro Portello della Borgomolino Rinascita Ormelle fulminava tutti allo sprint, secondo posto per Garzara della Work Service con Lettieri al terzo posto. Prima corsa stagionale e prima vittoria per i ragazzi di Cristian Pavanello. Alessio Portello, finalmente avete aspettato 9 mesi, praticamente un parto per tornare a correre ed è andata bene. Sì, è andata benissimo, non speravo di meglio, è andata proprio come volevamo. Oggi la gara sì, è stata bene, è stata perfetta, abbiamo chiuso tutte le fughe, comunque avevamo uomini dentro, poi siamo arrivati in volata e l'abbiamo fatta come volevamo noi. Abbiamo visto prima della partenza un Cristian Pavanello molto nervoso, finalmente gli avete regalato la soddisfazione. Sì, era un po' agitato, complice il fatto che non abbiamo mai corso in questi mesi, quindi anche lui si aspettava tanto da noi e abbiamo fatto bene. Mattia Garzara, insomma stai crescendo sempre di più come giovane velocista. Sì, oggi è stata una corsa abbastanza nervosa, fin dall'inizio eravamo in tanti, ma ho avuto la possibilità di correre sempre sulle ruote grazie ai miei compagni che mi hanno scortato fino alla linea d'arrivo. Avrei voluto arrivare a braccia alzate, però la stagione è appena cominciata e sono sicuro che ci riusciremo sia come squadra che personalmente. Abbiamo già un successo nella cronometro della settimana scorsa, quindi siamo partiti con un po' più di tranquillità, non andando proprio alla ricerca del risultato, ma comunque cercando di fare un'ottima prova di squadra. E vorrei ringraziare tutti i miei compagni che mi hanno lavorato nel finale per me, e i miei direttori sportivi e tutta la squadra. Presidente Nardin, prima vittoria stagionale, grandissima soddisfazione, qualcuno l'ha definita addirittura un campionato italiano. Sicuramente una bella soddisfazione, perché oggi qua c'erano tutte le squadre, i ragazzi sono 7 mesi che si allenano, quindi oggi finalmente hanno potuto anche vivere l'agonismo, diciamo, che è quello che corona un po' gli sforzi che fanno. Insomma, eravate comunque andati a podio già nelle prime corse, a cronometro però.
Sì, e abbiamo anche vinto quella Pordenone su pista, anche quella di Moro una bella soddisfazione e anche la vittoria di ieri sulla pista qua a Forlì. Atto finale di questa intensa tre giorni emiliana, gara di chiusura riservata agli Elite Under 23. 150 i partenti che dovranno misurarsi sui 139 km e 500 metri, prima in circuito, 18 giri, poi nelle ultime tre tornate si aggiunge il circuito dei Tremonti, con relativo passaggio sul Gran Premio della Montagna. Quindi una prova che sarà interessante anche sotto il profilo agonistico, proprio in virtù di questi tre scollinamenti. E sarà proprio la salita dei Tremonti a sfilacciare il gruppo nei primi passaggi. Molte defezioni sotto la spinta dei migliori, che davanti imprimono un ritmo ficcante e che non tutti reggono. Incitamenti intanto per Giovanni Aleotti, l'azzurro del Cycling Team Friuli, che è di queste parti. Due vittorie per lui la scorsa stagione, ma il risultato di prestigio lo ha colto alle Tour de l'Avenir, conquistando il secondo posto nella classifica generale. Dicevamo, cadenza sostenuta, imposta dai migliori, ritmo che ben presto sgretola il gruppo e proietta davanti un quartetto con lo stesso Giovanni Aleotti, poi Filippo Conca della BS Arvedi con il compagno di colori Kevin Coleoni ed ancora Davide Leoni della San Gemini Trevigiani. Saranno questi a giocarsi la vittoria, con Filippo Conca più veloce di tutti. Secondo posto per Giovanni Aleotti, terzo Kevin Coleoni, quarto Davide Leoni. Il gruppo è poi regolato allo sprint da Francesco Di Felici, su Marchiori, Pesci, Marcellusi, Duble e Baroncini, che termina al decimo posto. Filippo Conca, insomma, hai dimostrato di essere qui a Imola un corridore completo, forte a cronometro, stai andando bene in salita, stai diventando veloce, insomma il tuo passaggio al professionismo segnerà davvero una svolta. Sì, sono molto felice per oggi, non mi aspettavo di riuscire a vincere in volata, anche perché sulla carta Aleotti era molto più veloce di me e appunto, nonostante il peso che ho, che è abbastanza alto rispetto ai veri scalatori, riesco a difendermi molto bene, quindi spero di fare bene nei prossimi appuntamenti che ho al Tour dell'Avenir e al Giro d'Italia Under 23. Giovanni Aleotti, abbiamo visto il tuo fan club tifare lassù sui Tremonti e quando hanno cominciato a tifare tu sei scattato. Ah sì, ho provato sulla salita, mi sentivo bene, i miei compagni mi hanno aiutato e ho cercato di ripagare, ci tenevo a fare bene per me e per la squadra e insomma come ripartenza sarebbe stato il massimo, ma in volata mi sono mancate un po' le gambe e sono contento così, ringrazio comunque tutti i miei compagni, tutta la squadra e anche chi ha organizzato questa bella manifestazione, quindi Marco Selleri, Amadori, anche Cassani che insomma ci hanno permesso di tornare alle corse, per noi è molto, molto importante in vista del mese prossimo dove ci aspetteranno già appuntamenti internazionali, quindi sono contento di ripartire così. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100.
prestazione su pista, il ciclismo in Toscana torna su strada anche se con una cronoscalata, ma è una cronoscalata particolare in occasione appunto dei 60 anni dalla vittoria di Gastone Lencini al Tour de France del 1960. Un cordiale saluto, gentili telespettatori sportivi, da Piazza Cavour a Barberino di Mugello. Ormai tutto è pronto per l'inizio della prova, sono 14 km e 500 metri di una gara che torna in calendario dopo 22 anni. L'ultimo a vincerla nel 1998, allora si gareggiava anche con i professionisti, fu Davide Rebellin, che tra l'altro corre anche oggi nel mondo dei professionisti. Tanti grandi campioni, la prima edizione del 79 vinta da Giambattista Baronchelli, nel 1980 iniziò a chiamarsi Memorial Gastone Nencini con il successo di Giuseppe Saronni. Intanto Samuele Bigalli della Fosco Best di Calenzano ha aperto le partenze. Qualche dettaglio tecnico su questa gara, lunga 14 km e 500 metri con un dislivello di 635 metri. Si parte a quota 268 a Barberino, si arriva ai 903 metri del Passo della Futa dopo aver attraversato Monte Carelli, Bivio, Santa Lucia, Santa Lucia, Monte di Fo e l'arrivo al Passo della Futa proprio di fronte al monumento che ricorda il grande campione di ciclismo Gastone Nencini. 38 sono gli juniores impegnati in questa manifestazione, mentre vedete con il numero 91 è Leonardo Cervelloni. Queste sono le immagini che arrivano dalla moto, il primo concorrente in movimento, Cervelloni che è cresciuto nelle file del club ciclo appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo e che ora corre per la Fosco Bessi di Calenzano. Siamo intanto ora ad Andrea Buti, altro atleta della Fosco Bessi di Calenzano, mentre ricordiamo che le staffette sono garantite dal gruppo motociclisti pistoiesi, l'assistenza sanitaria è della pubblica assistenza di Barberino, mentre la direzione di corsa è affidata a Saverio Metti e a Francesco Zingoni. Nel 1991 vinse anche Marco Pantani quando si gareggiava per i dilettanti e per i professionisti. Il record di questa manifestazione appartiene a Francesco Casagrande, due le sue vittorie, 94 e 95, il tempo record è 25 minuti e 20 secondi. Quello inquadrato è Lorenzo Giordani del team Casano, primo anno nella categoria juniores, uno dei giovani sicuramente più interessanti, ha fatto parte di alcuni stage azzurri a Montichiari su pista nei giorni scorsi assieme ad alcuni compagni di squadra, ora oggi guidato da Giuseppe Di Fresco, si cimenta in questa cronoscalata di 14 km e mezzo che presenta una pendenza media del 4,4%, ma nell'ultimo tratto alcuni tratti, alcuni tornanti toccano anche il 10%, soprattutto l'ultimo chilometro e mezzo è davvero impegnativo. Questa anomalia della Work Service Romagnano è quella di Tommaso Corsini, è un altro giovane cresciuto nelle file del club ciclo appenninico di Borgo San Lorenzo. Un grazie dall'organizzazione va sicuramente agli sponsor, da sottolineare l'impegno dell'azienda Poggio del Farro, che è un'azienda che produce cereali di pietramala nei pressi di Firenzuola, che ha dato il proprio apporto, così come altre aziende. Grande l'impegno da parte della società ciclistica Gastone Nencini e a questa manifestazione ha anche una denominazione particolare, Tour de France 1960-2020, Gastone Nencini, proprio a ricordare quella vittoria ottenuta dal Leone del Mugello il 17 luglio di 60 anni fa al Parco dei Principi di Parigi, quando fu complimentato tra l'altro anche dal presidente francese De Gaulle proprio per questo successo ottenuto in una prestigiosa competizione come il Tour de France, in pratica una vittoria che portò Gastone Nencini, che già aveva vinto in precedenza nel 1957 il Giro d'Italia, portò il campione nato a Bilancino nella leggenda del ciclismo. Una maglia del team Franco Ballerini
è quella di Gregorio Butteroni, il corridore livornese di Santo Pietro in Palazzo, sicuramente fra i più attesi, e questa formazione è anche abbastanza motivata perché Franco Ballerini è nato da queste parti, è nato alle Maschere, la località ai piedi della strada che porta verso il Passo della Futa, quindi si corre nelle zone di Franco Ballerini, e tengono in maniera particolare gli atleti guidati da Andrea Bardelli e Francesco Niccolai ad ottenere un ottimo risultato. Con il numero 74 Dario Rettori, atleta di Montespertoli, atleta che gareggia nella Big Hunter Beltrami TSA Sianese, la società che ha ottenuto un ottavo posto con Quaglietti alla vigilia di questa competizione, quando si è corsa anche una gara juniores all'autodromo internazionale Dino Ferrari di Imola, vinta tra l'altro da Milesi della ciclistica trevigliese davanti al campione europeo 2019 della gara in linea Andri Ponomar, che vedremo successivamente perché sarà l'ultimo a partire da Piazza Cavour. Le partenze avvengono ogni due minuti dopo appunto aver visto naturalmente gli atleti che appunto sono stati protagonisti già lungo il percorso. Andiamo a seguire in questo momento anche un atleta del gruppo sportivo Stabia, vale a dire Filippo Cecchi, lo vedete inquadrato, la formazione guidata da Michele Maglio e da Etelbo Arzilli si alza sui pedali, è nella seconda parte di questa cronoscalata che, ripetiamo, è lunga 14 km e 500 metri e che presenta sicuramente alcuni tratti impegnativi, soprattutto nel finale. Andiamo a seguire in questo momento Mattia Piccini, un atleta che da allievo l'anno scorso ottenne due vittorie nella formazione della San Cascianese e che quest'anno è passato come juniores alla Fosco Besti di Calenzano, questa società che in qualche misura, in qualche modo collabora anche con la società ciclistica Gastone Nencini per l'organizzazione di questo Tour de France 1960-2020. Gastone Nencini, questa cronoscalata per juniores che in pratica costituisce il primo appuntamento di questa anomala stagione 2020 in Toscana, numero di gara 68 per Mattia Piccini. Intanto la situazione è cambiata per quanto riguarda il miglior tempo, perché a questo punto lo ha fatto segnare Gregorio Butteroni, che abbiamo visto inquadrato con la maglia del team Franco Ballerini 2C, il quale ha fatto segnare 31 minuti e 34 secondi, dunque al comando è balzato Butteroni, seguito tra l'altro per quanto riguarda la classifica provvisoria da Giordani, Boschi, Re e Rettori, queste le prime posizioni, ma naturalmente devono ancora raggiungere il traguardo atleti particolarmente attesi. Noi nel frattempo andiamo ad offrire anche le immagini di un atleta del team Pieri Calamai guidato da Federico Fioravanti, si tratta di Dario Franchi, numero 67 per il corridore della formazione di Settimello di Calenzano, la località dove sono state presentate nei giorni scorsi le due cronoscalate, quella della quale state seguendo, gentili telespettatori sportivi, le immagini, e quella che invece in programma domenica prossima da Sesto Fiorentino al Piazzale Leonardo di Montemorello, nel ricordo, in memoria, in onore di un altro grandissimo del ciclismo, Alfredo Martini. Ti vuoi bene? Scegli il latte Soligo QV. QV è il marchio veneto della qualità verificata. Intanto vedete come appunto proprio Riccardo Giorgevic abbia raggiunto il corridore che è partito due minuti prima di lui, lo abbia superato e naturalmente prosegue nella sua marcia, è uno dei corridori sicuramente che può far bene in questa prova, anche se all'intertempo era in sesta posizione nella classifica appunto dell'intertempo, dove già in pratica Butteroni aveva fatto segnare il miglior tempo con un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti
di Giordani e Di Boschi, e poi Gregorio Butteroli che ha chiuso la sua prova in pratica nel tempo di 31 minuti e 34 secondi. Intanto per il momento si mantiene a stretto contatto anche Dario Franchi del team Pieri Calamai, che cerca addirittura di affiancare in qualche maniera, di rimontare Giorgevic che lo ha appena raggiunto, mentre siamo nella zona di Bivio Santa Lucia in questo momento, con questa cronoscalata organizzata dalla società ciclistica Gastone Nencini. Dobbiamo sottolineare il grande apporto che hanno sicuramente dato la polizia municipale dei comuni di Firenzuola, di Barberino, di Mugello, poi naturalmente l'arma dei carabinieri e poi tutti i vari addetti ai lavori, le varie associazioni. C'è stato uno spiegamento di mezzi al di là di quello tradizionale, proprio per consentire di osservare i vari protocolli che sono previsti per le competizioni sportive e in questo caso per questa di ciclismo, e Massimo Baccherini ha diretto l'intera organizzazione in maniera esemplare. Dopo aver visto Giorgevic, attendiamo un altro dei corridori sicuramente più attesi, Ludovico Crescioli del team Casano, per lui primo anno nella categoria appunto juniores. L'anno scorso ottenne il secondo posto da allievo nella Firenze Fiesole alle spalle di Giorgevic, che ottenne il titolo, e sta andando forte Crescioli. Infatti all'intertempo ha fatto meglio in pratica di una dozzina di secondi rispetto a Butteroni, che ha concluso la propria fatica. Per il momento comunque non cambia la classifica, ripetiamo, Gregorio Butteroni al comando con 31 e 34, seguito da Lorenzo Giordani con 32 e 22, terza posizione per Lorenzo Boschi con 33 e 13. Questo è il podio provvisorio, il podio virtuale per quanto riguarda questa cronoscalata juniores che si corre in provincia di Firenze. Tra l'altro il percorso è stato chiuso al traffico e quindi veramente si svolge nella massima tranquillità e sicurezza, mentre Ludovico Crescioli è altro atleta particolarmente atteso, una delle più belle speranze sicuramente in prospettiva futura del ciclismo toscano, continua a viaggiare forte in questa cronoscalata, sta lottando sicuramente per il successo. Abbiamo visto Marco Danese, mentre ora state vedendo invece Giuseppe Di Fresco, il direttore sportivo, assieme a Cristian Benenati e a Daniele Della Tommasina del team Casano, una delle formazioni più giovani a livello juniores, perché è composta da tanti atleti del primo anno e sicuramente è attrezzata per ottenere ottimi risultati. La maglia dello Stabia Ciclismo Dover Andiafora è quella di Tommaso Dati, il versiliese, in questo momento impegnato, quando siamo a circa un 3 km dal traguardo del Passo della Futa, mentre ha raggiunto già il traguardo anche Giorgevic in 33 e 36, quindi una posizione al momento che lo vede in quinta posizione della classifica provvisoria, condotta sempre da Gregorio Butteroni, mentre attendiamo che Ludovico Crescioli chiuda la sua fatica per conoscere il suo tempo, visto che era il migliore intertempo dopo 7 km e 200 metri in pratica nella zona di Monte Carelli. Sempre primo piano su Tommaso Dati, ottimo velocista che si cimenta in questa cronoscalata. Dopo di lui altri tre atleti, vale a dire del corso della Pitti Shoes Cicli Taddei, Samuele Gimignani della Work Service Romagnano e Henry Ponomar della team Franco Ballerini 2C a chiudere appunto le partenze. Intanto
Trento, vedete il cartello sulla destra che ce lo ricorda, siamo a Santa Lucia, quindi abbiamo detto meno di 3 km al passo della Futa, ai 900 metri del passo dove si conclude la manifestazione, e andiamo ad attendere Gabriele Del Corso, ma in questo momento invece vedete la maglia del Work Service Romagnano, il motivo è presto spiegato. Samuele Gimignani ha raggiunto in pratica Del Corso, che era partito 2 minuti prima di lui, e quindi Gimignani sta viaggiando forte e naturalmente cercherà di far bene. È di San Godenzo Gimignani, già protagonista in questo genere di competizioni in passato. Intanto attenzione, perché dal traguardo arriva il tempo di Ludovico Crescioli ed è davvero ottimo, 31 minuti e 14 secondi contro i 31 e 34 di Butteroni, quindi 20 secondi ha abbassato quel limite, ed ora Ludovico Crescioli del team Casano guida la classifica provvisoria di questa cronoscalata nel nome, nel ricordo, omaggio a Gastone Nencini, mentre seguiamo Samuele Gimignani, che aveva il terzo miglior tempo a metà percorso, ma in questo momento arriva anche la conferma che a metà percorso è Ponomar, il campione europeo, in testa con una decina di secondi di vantaggio nei confronti di Crescioli e poi Butteroni, quindi Gimignani e Giordani. Questo per quanto riguarda la corsa dopo 7 chilometri poco più. Ed eccola la maglia del team Franco Ballerini, la maglia di Andri Ponomar, che alla vigilia di questa cronoscalata ha ottenuto il secondo posto a 12 secondi da Milesi della ciclistica trevigliese in una cronometro pianeggiante all'autodromo Dino Ferrari di Imola. Ponomar naturalmente è un talento, l'anno scorso ottenne al primo anno da juniores il titolo mondiale in Inghilterra. Naturalmente c'è stato un po' di rammarico, di amarezza nel clan del team Franco Ballerini per il fatto di non avere potuto gareggiare fino a questo momento, perché in pratica si sono persi tanti mesi in cui Ponomar poteva offrire tante soddisfazioni. Ora si cercherà in questi 3 mesi conclusivi, vale a dire un po' del mese di luglio e poi agosto, settembre ed ottobre, di ottenere le soddisfazioni che sicuramente questa società è in grado di offrire con il proprio potenziale. Butteroni proprio subito dopo la cronometro che ha disputato raggiungerà Livigno per un collegiale con la nazionale azzurra, mentre per quanto riguarda Ponomar ha superato da poco il cartello dei 2 chilometri, sta andando verso il passo della Futa, sta andando anche verso il successo, perché sta confermando l'ottima partenza, è nel tratto tra non molto raggiungerà il tratto più duro, più impegnativo della cronoscalata, e quindi è sicuramente in grado di offrire la prima soddisfazione. Si è mobilitato, come abbiamo detto, il team pistoiese con Luca Scinto, con Angelo Citracca, con il presidente Franco Miniati, proprio per seguire questa prestazione dei ragazzi sulle strade care a Franco Ballerini, sulle strade dove è nato, e quindi praticamente siamo ormai alle battute conclusive con Andri Ponomar, che conserva una 20 secondi di vantaggio nei confronti di Crescioli. E allora la classifica alle spalle di Ponomar: Crescioli, Butteroni, Gimignani, Giordani, Boschi, Rettori, Dati, Giorgevic e Palumbo per quanto riguarda la decima posizione. Questo è l'arrivo di Ponomar, che va a concludere la sua fatica nel tempo di 30 minuti e 51 secondi alla media di 28 e 201. È lui il vincitore della prova. Ecco qua il replay del vincitore di Ponomar, del brillante atleta che ha ottenuto il secondo posto Crescioli, ancora un primo piano di Ponomar che ha ottenuto il successo.
E siamo con Ponomar, il brillante vincitore di questa cronoscalata nel ricordo di Gastone Nincini. Ieri secondo sul circuito di Imola dietro a Milesi, oggi invece una gran bella vittoria. Sì, oggi prima vittoria per me, cronoscalata, mi piace salita molto molto duro. Ultimo 4 km full gas, dura salita, io e oggi sì, io vinci. Ieri per me seconda gara, ma riscaldamento per oggi, importante questa gara. E città ballerini qui, e questo è tanto importante. Complimenti. Ecco qua Ludovico Crescioli e poi Gregorio Butteroni, eccolo qua. Allora, cominciamo da Gregorio Butteroni, tra l'altro in partenza per Livigno dopo questa cronoscalata. Sì, domani ci sarà la gara all'autodromo di Imola e poi andrò a Livigno con la nazionale. Saranno 11 giorni importanti per preparare le gare future. Quindi due atleti nei primi tre posti per il team Franco Ballerini 2C, quindi un risultato più che buono. Sì, più che buono. Purtroppo non ho avuto dei punti di riferimento importanti, però ci siamo gestiti bene e poi all'ultimo ho provato a dare tutto. Comunque va bene così per la seconda gara, che la prima l'ho fatta su pista, e andiamo avanti così. Grazie a Gregorio Butteroni, eccoci con Ludovico Crescioli, abbiamo intervistato due juniores del secondo anno, ma questo che stiamo per intervistare invece è del primo anno, l'atleta del team Casano. Una gran bella prestazione, quasi quasi avevi fatto un pensierino al successo. Sì, ci tenevo a far bene visto che era anche la prima gara, e era una bella cronoscalata, anche bella lunga, ero venuta anche a vederla un po' di giorni fa, ci puntavo molto, ho cercato di dare tutto, è venuto questo bel secondo posto e con la vittoria di Ponomar faccio complimenti a lui. È salito al passo della Futa Luca Scinto assieme ad Angelo Citracca, ovvero il vertice tecnico e sportivo della Vini Zabù KTM Neri Sottoli per seguire la prova dei giovani, quelli del vivaio della Franco Ballerini. Eccoli qua, due nei primi tre. Sì, va bene, sorprese non ci sono state perché conosciamo le qualità di Ponomar e anche di Butteroni, anche se Butteroni ha caratteristiche tutte diverse, è più un viscontino, in senso che non è uno scalatore, anche se l'ultimo pezzo è andato molto forte, si è gestito molto bene. E niente, abbiamo i ragazzetti, l'anno scorso avevamo Tiberi, e credo che in Italia siamo una realtà vera perché riusciamo a fare col nome di Franco Ballerini a tirare su qualche ragazzo e qualche ragazzo per farlo crescere bene, anche se in questo momento non è tanto facile per tutte le cose che ci sono, però noi andiamo avanti e speriamo di riprendere presto anche noi, dal 3 in poi riprenderemo. Ci aspetta tre mesi di fuoco, speriamo che i contagi rimangano così, e anche se sarà una ripresa molto complicata con tamponi, con tutto il regolamento che non è facile, è anche dispendioso, perché ci vuole anche un buon budget per la ripartenza, però ci siamo, lo facciamo e viva Team Franco Ballerini, abbiamo vinto nelle strade di Franco Ballerini. La squadra è stata fatta al suo nome, per scherzo io e Angelo una volta abbiamo chiesto il permesso, come sappiamo tutti è venuta questa bella storia, e per noi è un divertimento e un orgoglio avere il nome di Franco, e poi c'è Bardelli che gestisce tutto. Queste immagini invece sono quelle che si riferiscono alla competizione degli Under 23, complessivamente sono 31 coloro
che saranno impegnati. Questa è la maglia della Casillo Petroli Firenze Opla Track Italia ed è quella di Francesco Edoardo Faresin, che tra l'altro è seguito dal padre, l'ex professionista Gianni Faresin, uno dei tecnici assieme a Provini della formazione cara al team manager Omar Piscina. E vedete Faresin che sta andando bene. Allora torniamo un passo indietro per ricordare che hanno concluso già la loro prova Lorenzo, Paolieri, Tognarelli, Giannini, Nieri, Niccoli, Aposti, Fabbri, Benedetti, Mattia, Ciolli, Moroni, Viviani, Sensi, Roberti, Rosini, Biancalani, Galli e Giachi, mentre appunto siamo ora con le immagini a seguire Francesco Edoardo Faresin. Fino a questo momento il miglior tempo quello di Alessio Nieri della Mastro Marco Sensi Nibali, che l'anno scorso ottenne il secondo posto nella Firenze Fiesole, e Alessio Nieri ha fatto segnare 30 minuti e 27 secondi. Il percorso di 14 km e mezzo con un dislivello di 635 metri, vedete proprio Gianni Faresin alla guida dell'ammiraglia, a seguire il figlio impegnato lungo questi 14 km e mezzo, pendenza media del 4,4, alcuni tratti oltre il 10%. E invece ora siamo con uno degli atleti della Mastro Marco Sensi Nibali, vale a dire Niccolò Ferri, l'atleta di Calenzano che sta disputando questa cronoscalata con Carlo Franceschi, il presidente, che sta seguendo appunto questa prova, mentre ci arriva proprio in questo momento la notizia da Imola della splendida vittoria di Martin Marcellusi, il corridore romano della Mastro Marco Chianti Sensi Nibali, che vinse nel 2019 la Firenze Empoli e che ha vinto a Imola superando in volata Milan, con il quale si era sganciato nelle battute finali di quella competizione. Dunque prima vittoria stagionale per la società di Mastro Marco grazie a Martin Marcellusi. Qui invece ci cercherà naturalmente il successo, c'è molta attesa naturalmente anche per la prova di Tommaso Nencini, che sarà l'ultimo a prendere il via da piazza Cavour a Barberino di Mugello. Tra l'altro Tommaso Nencini avrà anche un numero speciale, ne parleremo quando andremo a seguire da vicino. Intanto vedete che Niccolò Ferri ha raggiunto Lorenzo Ratto della futura team Rosini, partito 2 minuti prima di lui. Intanto abbiamo parlato di miglior tempo per Alessio Nieri, 30 e 27, ma nel frattempo è arrivato al traguardo anche Francesco Edoardo Faresin ed è lui ora in testa alla classifica provvisoria in 30 minuti e 13 secondi. Questo è uno degli esponenti della polisportiva Tripetetolo PT Shoes, si tratta esattamente di Pietro Sarti, atleta che è guidato nella formazione di Lastra Signa da Daniele Masiani e da Dinucci. Lo vedete in quadrato Pietro Sarti, che è un atleta che corre praticamente sulle strade di casa essendo un mugellano, in questa competizione che è denominata Tour de France 1960-2020, a ricordare l'impresa di Gastone Nencini. Naturalmente l'organizzazione curata dalla società ciclistica Gastone Nencini con Massimo Baccherini, che è il presidente, che ha previsto altri impegni organizzativi nel mese di luglio, anche riservati alle categorie giovanili, perché fino a questo momento c'è stata questa ripresa a livello di juniores, a livello di dilettanti per quanto riguarda le cronometro e anche le prime gare in linea, appunto come abbiamo dato notizia qualche istante fa, quella svoltasi ad Imola. Ma naturalmente per i giovani invece, parliamo di allievi esordienti e giovanissimi, ancora non è avvenuta la ripresa. Una maglia della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, quella di Nicolò Garibbo, che ha il numero 5 di gara, uno dei nuovi arrivati quest'anno nella formazione cara al presidente
precedente Renzo Maltinti, che ha superato qualche problema dal punto di vista della salute, è tornato praticamente in gran forma, pronto anche a seguire la squadra come sempre con grande impegno. Tra l'altro, se non ci saranno novità rilevanti, vi possiamo anticipare che la prima gara su strada, la prima gara in linea in Toscana, almeno a livello di dilettanti, dovrebbe essere il 18 di agosto, il Gran Premio Chianti Colline d'Elsa a Gambassi Terme. Proprio in settimana ci sarà un sopralluogo da parte della direzione di corsa, da parte degli organizzatori a Gambassi Terme, per vedere se ci sono naturalmente le condizioni dal punto di vista dei protocolli per poter organizzare la competizione, perché essendo saltata quella di Lamporecchio, essendo saltata la Coppa Bologna a Montaldese, essendo saltata la Firenze Viareggio, la prima gara sarà appunto quella di Gambassi Terme. Mentre vediamo in questo momento sempre quello che sta succedendo praticamente alle spalle, abbiamo visto anche l'ammiraglia della Maltinti Lampadari Banca Cambiano. Ricordiamo che quest'anno sull'ammiraglia c'è anche Tiziano Antonini, oltre che Leonardo Scarselli, a guidare la formazione empolese, e seguiamo ancora Nicolò Garibbo impegnato. Dopo di lui hanno preso il via Ninci, Benedetti, Verre e Nencini. Molta attesa per questi atleti, perché Ninci ha fatto bene in passato nelle cronoscalate, e ora eccolo qua inquadrato, maglia della Mastro Marco Sensi Nibali. Per il momento non cambia la classifica provvisoria, al comando abbiamo sempre Faresin, lo abbiamo detto, il suo tempo 30 e 13, è seguito da Nieri con 30 e 27, e poi abbiamo Ferri che ha raggiunto il traguardo, quindi a posto Niccoli, Sensi e Sarti. Queste le posizioni alle spalle di Faresin, il giovane veneto che cerca il successo sulle strade del Mugello in questa cronoscalata, guidato dal padre in una delle formazioni Continental del ciclismo italiano, vale a dire la Casillo Petroli Firenze Opla. Vediamo in questo momento sempre impegnato Gabriele Ninci, si alza ora sui pedali, siamo naturalmente in un tratto più impegnativo, tra non molto raggiungerà anche ormai la zona finale, quella che abbiamo ricordato più volte impegnativa. Industrial Forniture Moro, negozio nel negozio, a Treviso in via dei Da Prata 34. Ricordiamo ancora patrocinio dei comuni di Barberino di Mugello e di Firenzuola, l'impegno organizzativo davvero da elogiare sotto tutti i punti di vista da parte della società ciclistica Gastone Nencini e della famiglia Nencini, e poi la presenza di tanti ospiti con Di Rocco, con Bacci, Eugenio Giani e naturalmente tutti gli amministratori a rappresentare i due comuni Firenzuola e Barberino di Mugello. Eccoci con Gabriele Benedetti, il campione toscano in linea degli Under 23 2019, l'atleta di Monte Marciano, in questo momento sta lottando per ottenere sicuramente un piazzamento di tutto rispetto, magari di salire sul podio. Dopo di lui avremo Verre, c'è molta attesa per questo giovane che l'anno scorso veramente in più di un'occasione dette spettacolo per quanto riguarda la categoria juniores, e vedremo oggi in questo primo impegno da Under 23 con la maglia proprio della Casillo Petroli Firenze Opla, la stessa che indossa, lo vedete, Gabriele Benedetti, un corridore che sicuramente ha talento, ha innegabili doti, e lo vediamo impegnato nella parte conclusiva di questa cronoscalata del Passo della Futa.
quella che porta ai 900 metri, e proprio di fronte dove è stato a suo tempo posato il monumento che ricorda Gastone Nencini, questo grande campione che, per il quale quest'anno ci sono state tre date particolari, quella appunto dei 90 anni dalla sua nascita, era del 1930, quella purtroppo della sua morte prematura avvenuta il 1 marzo di 40 anni fa, e poi anche questo ricordo invece dei 60 anni dalla strepitosa vittoria al Tour de France. Tra l'altro, altre iniziative da parte della Gastone Nencini, come la realizzazione di una maglia gialla che indosseranno i giovanissimi e gli esordienti del sodalizio, con l'effigie, con la figura del leone e del Mugello, e poi il Comune di Firenze che intitolerà una piazza nella zona del quartiere di Gavinano, proprio al nome di Gastone Nencini, nei pressi di quella che ricorda un altro grande campione, vale a dire Gino Bartali. Ed eccoci con Alessandro Verre. Non ha ancora 19 anni, è nato infatti nel novembre del 2001, 12 le vittorie ottenute l'anno scorso da juniores. Ricordiamo, in Toscana vinse a Donnini, vinse a Rignano sull'Arno, in precedenza aveva vinto anche a Fos di Novo, un atleta che si cimenta anche nel mountain bike. Alessandro Verre, soprattutto uno scalatore, è cresciuto nelle file della CPS Professional grazie all'impegno di Clemente, l'imprenditore ex professionista campano, che appunto lo ha sempre seguito da vicino. E Alessandro Verre sta viaggiando fortissimo, perché fino a questo momento ha il miglior intertempo, anche se è una lotta appassionante con Faresin, perché soltanto 2 secondi dividevano i due compagni di squadra, perché anche Faresin è nella Casillo Petroli Firenze Opla al metà percorso. Quindi sarà interessante vedere questo finale. Dobbiamo dire che Alessandro Verre sta viaggiando forte anche in questo momento. Qui si assegna, in questa prova si assegna anche il titolo toscano della montagna, che l'anno scorso fu vinto da Veliko Stojnic, il serbo della Franco Ballerini, che lo ottenne nella Firenze Fiesole giungendo secondo in quella manifestazione, ma primo dei toscani. E vedremo chi sarà invece ad aggiudicarsi il titolo toscano, sia Faresin che Verre, che si stanno contendendo la vittoria. Sono tesserati in Toscana, quindi molto probabilmente sarà uno di questi due atleti, in quanto per il momento dobbiamo segnalare che nella classifica provvisoria Nieri ha un ritardo di una quindicina di secondi almeno a metà percorso, poi c'è Benedetti, Ninci, mentre vedete proprio con la miraglia della CPS Professional, la squadra con la quale gareggiava da juniores, la prova di Alessandro Verre, particolarmente motivato. E questo è Tommaso Nencini. Abbiamo detto che ha un numero speciale, è il numero 72 sulla maglia, lo vedete in questo momento, proprio questo numero, ed è lo stesso numero che aveva sulla maglia Gastone Nencini quando vinse il Tour de France del 1960. Gli organizzatori hanno voluto dare proprio a chi porta lo stesso cognome, c'è anche una lontana parentela di Tommaso Nencini con Gastone Nencini, e appunto è stato sicuramente un onore avere questo numero che portò fortuna in occasione del successo al Giro di Francia di 60 anni fa. Tommaso Nencini dovrebbe ottenere un buon piazzamento, non insidiare le prime posizioni. Intanto arriva il tempo di Verre, ed è quello di 30:10, e per soli 4 secondi ha fatto meglio di Faresin. Dunque Alessandro Verre a questo punto, perché Nencini ha un ritardo di circa una quarantina di secondi in questo momento, dicevo, Alessandro Verre non ha ancora 19 anni, è il nuovo campione toscano della montagna a cronometro, dopo aver vinto questa cronometrata
da Barberino Mugello al passo della Futa per 4 secondi nei confronti del compagno di squadra Edoardo Francesco Faresin, al terzo posto Alessio Nieri, quarto Gabriele Benedetti. Ci fermiamo qui perché Nencini sta lottando per ottenere magari il quinto posto, vedremo se riuscirà a farlo, è una lotta sicuramente tra lui e Ninci, e quindi ecco qua l'arrivo di Nencini che va a chiudere la prova in 30-54 ed è praticamente in sesta posizione, perché Verre, Faresin, Nieri, Benedetti, Ninci, Nencini, Ferri, Aposti, Niccoli e Sensi primi 10. E queste le immagini per Alessandro Verri, meritatissime, un giovane, un talento, sicuramente una bella speranza per il ciclismo italiano che arriva dal sud, arriva infatti da Marsico Vetere in provincia di Potenza, e per lui la vittoria ed il titolo toscano 2020. Per uno che debutta nella categoria Under 23 è davvero una giornata splendida questa al passo della Futa nel ricordo di Gastone Nencini. Alessandro Verre, una stagione magnifica nel 2019 come juniores, parte alla grande, campione toscano della montagna con questa vittoria in una gara in pratica che ha visto tre atleti della Casillo Petroli Firenze Opla nei primi quattro. Alessandro, non si poteva iniziare alla meglio? Sì, non si poteva iniziare alla meglio sia per me che per tutta la squadra. Dopo questi mesi difficili credo che a casa anche abbiamo lavorato molto bene con la squadra e noi singolarmente da soli, e niente, sono molto soddisfatto di aver ricominciato con questo passo la stagione, spero che possa continuare nel migliore dei modi. Un giudizio su questi 14 km e mezzo, te che sei abituato ad andare in salita e forte. Sì, è vero, sì che sono abituato ad andare in salita, però comunque anche tra gli juniores non abbiamo mai affrontato gare cronoscalate così lunghe, e poi soprattutto appunto come ho detto prima, dopo tutti questi mesi difficili di lockdown non sapevamo quale fosse stata la nostra condizione, quindi sono contento allo stesso tempo stupito della mia prestazione. Bene, complimenti, grazie. Intanto eccoci con Alessio Nieri che invece ha ottenuto un brillante terzo posto. Alessio, sicuramente soddisfatto di questo piazzamento? Certamente, la prima corsa, la ripartenza, 14 km e mezzo di cronoscalata, la più lunga fino ad ora. Una buona prestazione sia mia che per la squadra, una buona ripartenza. Oggi abbiamo ottenuto anche il primo posto a Imola, quindi una buona ripartenza. Alessio, eri tra i più attesi perché ricordiamo un tuo quarto posto nella Firenze Fiesole, altra cronoscalata, e quindi hai confermato con questo terzo posto di trovarti a tuo agio. Sì, sulle salite di questo tipo mi trovo bene. Il primo pezzo un po' dove si deve tirare il rapporto, l'ho risentito poi alla fine, però una bella salita. Ospite d'onore qui al passo della Futa, nella terra di Franco Ballerini e nella terra di Gastone Nencini, Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo e vicepresidente dell'USEI. Renato, una gran bella manifestazione per ripartire anche in Toscana per quanto riguarda la strada, anche se in una cronoscalata. Assolutamente sì, una bellissima giornata, tanto entusiasmo, devo dire tanta felicità, perché ho avuto modo di parlare con tanti ragazzi che non vedevano l'ora di ricominciare a competere, per cui c'era proprio questa spinta dall'interno, e devo dire che è stata una mezz'ora di grande sofferenza per loro, perché ovviamente era la prima gara, però con grande soddisfazione, una fatica che fa bene al fisico, che fa bene alla salute e che fa sperare soprattutto di poter iniziare nel completo la stagione. Come conclusione devo dire che onestamente, come riflessione, è che nonostante il grande dramma che abbiamo vissuto tutti quanti, abbiamo trovato l'opportunità di ripartire con le cronometro individuali, con la pista, le cascine, con altri velodromi, e piano piano i ragazzi sono stati costretti tra virgolette a fare multidisciplina e ne stanno assaporando le qualità tecniche, perché come formazione soprattutto in fase di riavvio
credo che quelli che l'hanno praticata gli faccia bene, si vede anche dalle prestazioni qui. Quasi 70 partenze significa che era tanta voglia, dall'altra parte della montagna Imola si sta facendo la warm up, l'extra giro, anche lì concepito con cronometro individuale, col mountain bike, col velodromo di Forlì e con l'autodromo di Imola, per cui, come dire, tanta volontà di ripartire. Sono sicuro che anche in Toscana ripartiremo presto con le gare di gruppo. Faccio un appello agli organizzatori, che capisco che le linee guida possono essere stringenti, però sono solo una garanzia per loro, perché se uno mette in pratica quello, poi la responsabilità del capo d'azienda, come dire, del responsabile della società vengono meno, perché insomma vengono attenuate tutte quelle che sono le responsabilità se vengono messe in ordine queste attività. Però devo dire che in base all'esperienza credo che voi ne abbiate quanto me, abbiamo visto che zone di partenza e zone arrivo sono uno spettacolo, un format che possono essere utili anche per altri eventi al di fuori dello sport, che forse lo sport sta pagando di più in questo, però lo facciamo in maniera consapevole, abbiamo visto che tutto si è svolto bene, che vengono controllate all'interno tutte le persone, cosa che non vengono nelle fiere e nei mercati. Poi, come dire, è un format da esportare da parte dei comuni e anche per le altre attività, perché è un format di totale sicurezza. E devo dire bravi agli organizzatori, a tutti gli staff, a tutte le persone che hanno collaborato, ovviamente anche alle polizie municipali e al sindaco dei due comuni, perché secondo me diventa fuori una strategia di poter organizzare eventi in assoluta sicurezza, e il fatto di controllare tutto, di sapere tutti quelli che si sono mossi all'interno della gara e aver controllato la temperatura a tutti è una garanzia anche per le comunità che ospitano gli eventi. Siamo con Elisabetta Nencini, dietro, alle spalle, la figura di suo padre, questo grande campione che a 60 anni dalla splendida vittoria nel Tour de France del 1960 è stato ricordato con queste due manifestazioni, Juniores e Under 23. Una gran giornata, gli sportivi, chi vuol bene al ciclismo non può che dire grazie alla famiglia Nencini. Grazie, siamo noi che ringraziamo gli sportivi e chi veramente ha a cuore la figura di mio padre, perché hanno fatto un grandissimo lavoro, poi all'ultimo minuto si può dire, perché con questa emergenza le cose sono andate un po' così, però una manifestazione che ha avuto un grandissimo successo, grande energia positiva da parte dei ragazzi, delle persone, e credo che mio padre ne sarebbe veramente felice. La presenza anche del presidente della Federazione del Ciclismo di Rocco, poi ho visto gli esponenti delle amministrazioni comunali, insomma tutti quanti sono venuti a venire qui al Passo della Futa. Devo dire che questo mi ha fatto molto piacere, ma perché sono state delle iniziative personali veramente fatte con il cuore, e così l'abbiamo avvertito noi, l'hanno avvertito tutti, quindi la presenza anche del presidente di Rocco è stato veramente un grande onore. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Secondo weekend di gare in provincia di Verona e ci si sposta a Fumane, in Valpolicella, per la cronoscalata della salita della Pendola. Una manifestazione patrocinata dal Maglificio Alè con gli uomini di Agostino Contin in prima linea nell'organizzazione. Un secondo appuntamento, dicevamo, in provincia scaligera, che ha visto protagonisti esordienti allievi e juniores a 7 giorni di distanza dall'appuntamento
appuntamento di Roveredo di Guà. E i valori, soprattutto sulla salita della pendola, sono cambiati decisamente rispetto alla pianura della bassa veronese. Infatti, tra gli juniores ad aggiudicarsi il successo è stato il trentino Federico Iacomoni della Campana Imballaggi, che ha chiuso la prova in 9 minuti e 2 secondi, facendo segnare il miglior tempo assoluto di tutte le categorie. Seconda posizione per Samuele Bonetto dell'UC Giorgione, giunto a meno di un secondo da Iacomoni, 43 centesimi per l'esattezza. Terza piazza invece, sempre tra gli juniores, per Christian Bagatin della Canturino 1902. Tra le ragazze juniores ad aggiudicarsi il successo è stata Noemi Lucrezia Eremita, la lucana del ciclismo insieme, che ha completato la prova in 11 minuti e 34 secondi, precedendo Giulia Giuliani della Lady Zuliani e Angela Oro, sempre della Lady Zuliani. Tra gli allievi da segnalare la rivincita presa da Matteo Scalco della Fox Team, che ha preceduto Alessandro Perracchione della Young Bikers e Riccardo Galante dell'Ausonia Pescantina. Quarta posizione invece per Gabriel Musizza, il friulano del Cycling Team Friuli. Tra le ragazze allieve, vittoria di Federica Venturelli della Cicli Fiorin, che ha preceduto Eleonora Ciabocco del team di Federico e Giulia Raimondi della Cadeo. Mentre grande battaglia si è vissuta tra gli esordienti, con Davide Valentini della UC Valle di Cembra, che ha preceduto Sergio Ferrari della Mincio Chiese e Davide Zanettin della Noventana Work Service, che dunque ha migliorato il quarto posto di Roveredo di Guà. Tra le ragazze esordienti, per finire, primo posto per Alice Bulegato del team 1971, seconda piazza per Romina Di Sciuva della Cicli Fiorin e terza posizione per Asia Sgaravato del team Petrucci e Coi. Dalla salita della pendola e da Fumane è tutto, anche qui una grande bella giornata di ciclismo nel segno della ripartenza. Immagini dal piccolo paesino frontaliero di Longera, in provincia di Trieste, da dove parte la prima internazionale triveneta Elite d'Under 23. 32 edizioni di questa manifestazione, organizzata dal gruppo ciclistico KK Adria, che trova la capace mano di Radovej Pečar gestire al meglio la fase preparatoria e condurre in regia l'intero svolgimento della corsa. Operazione di partenza nella via principale di questa località, nota principalmente per la manifestazione che ritorna puntualmente la prima domenica di marzo. Prima della partenza ci soffermiamo con Radovej Pečar per alcune considerazioni. Radovej Pečar, si parte per la 32esima edizione di questa prima internazionale. Sì, finalmente, se non altro ci conforta il bel tempo prima della partenza. Siamo un po', c'è un numero ridotto di partenti causa malattie, influenze, speriamo che adesso tutto vada bene. Però sono sempre 174 iscritti, non è poco. E beh, adesso mi hai detto quanti sono perché non lo sapevo ancora. No, non è poco, su 194 mancano 20 corridori, insomma siamo più che contenti e quelle mancanze, carenze che arrivano all'ultimo momento nessuno le può prevedere. Ovviamente per questo neppure possiamo prendere altre squadre e dire se mancano venite voi, altrimenti no. Sto anno abbiamo rinunciato a 24 squadre, 25 sono partenti. Sono soddisfatto anche a nome della società per la partecipazione. Adesso vedremo come va a finire. L'anno scorso abbiamo cambiato il percorso, un percorso che si è rilevato molto azzeccato. Sì, è un percorso secondo me molto interessante, perché è un circuito, la gente riesce a vedere 10 volte il passaggio dei corridori da una parte e dell'altra della valata. Le opinioni sulla pesantezza o meno del percorso sono diverse, divise, alcuni dicono che è più difficile degli anni scorsi, altri che è più facile. C'è una salita che bisogna ripetere in sostanza 5 volte, ma abbastanza blanda, mentre negli anni precedenti avevamo salite di 5-6 km lunghe con discese. Secondo me è un percorso
percorso molto bello e interessante. Non c'è il vincitore dell'anno scorso, Simone Ponzi, purtroppo fermato per dei problemi fisici, però c'è quel Grega Bole che si sta mettendo in luce anche tra i professionisti. Sì, pare che Bole in questo inizio di stagione sia preparatissimo. So che gli sloveni hanno il dente avvelenato, in quanto in 32 anni non hanno mai vinto qui e vogliono a tutti i costi vincerla. Sì, che ci sarà battaglia sicuramente sui 138 km di questo tracciato. Sì, penso che specialmente nel finale ci sarà bagarre abbastanza forte, anche poi proprio nel finale dove bisogna avere nei 3 km di leggera salita abbastanza forza per arrivare forti all'arrivo. Si va sullo splendido lungomare di Trieste. Dopo il trasferimento del via ufficiale in località Barcola si consumano i primi attacchi, prima con Christian Koren, Tomislav Danklovic e Alexander Sebrajok. Dopo il terzetto, che rimane all'aria per qualche chilometro, ci prova ancora Giovanni Bettini, l'atleta della Moroscotta Bicycle Online. Tentativi però che non vanno oltre i 100 metri di vantaggio, andatura pazzesca da parte del gruppo che viene continuamente strattonata da continui scatti in questa prima parte di corsa totalmente pianeggiante. I primi 92 km in linea non presentavano infatti nessuna asperità e la corsa fila velocissima verso Monfalcone e poi in direzione di Re di Puglia. Si transita davanti al Sacrario al chilometro 31.500. La media oraria oltre i 45 km non permette evasione di sorta, quindi per questa prima parte difficilmente si creeranno situazioni pericolose. Il finale poi sarà diverso, con un circuito di poco più di 11 km da ripetersi 4 volte, nel quale è inserita una salita che da Trieste porta su fino all'arrivo di Longera e dove ci sarà sicuramente selezione. 138 km complessivi per questa 32esima edizione del Trofeo dell'Unione Circoli Sportivi Sloveni in Italia, organizzato, come già detto, dalla società ciclistica KK Adria. 174 i corridori che hanno preso il via agli ordini di Gilberto Pitarella e di Mauro Defend, che figuravano da direttori di organizzazione. Zoltan Madaras intanto aveva vinto in precedenza il traguardo volante di Savonia di Sonzo e con il gruppo sempre compatto si lascia alla provincia di Gorizia per ritornare nel territorio triestino con i colori della Zalf Desiree Fior molto attenti nelle avanguardie del gruppo. 6 volte a segno la formazione castellana in questa corsa con Ghiotto, Fondirest, Figueras, Pietro Polli e con quella indimenticabile di Bandiera sotto la neve 2 anni fa e l'anno scorso con Ponzi, il tricolore purtroppo al pallo per una mononucleosi. Ci prova Giorgeri del gruppo sportivo Lupi, ma qui c'è discesa, il terreno è quindi poco adatto ed il gruppo recupera velocemente questo poco preoccupante tentativo. Un gruppo che dopo 68 km di corsa è ancora in fase di attesa. La manifestazione era patrocinata dal Comune di Trieste, dalla Provincia di Trieste e dalla Regione Friuli Venezia Giulia e si avvale del contributo della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia. Continuano intanto le scaramucce con scatti che si susseguono e tengono sul ritmo. Sicuramente dopo questi primi 100 km corsi con tanto agonismo, l'impegnativo circuito finale non sarà così facile da affrontare e solo chi avrà una grande condizione potrà tenere aperta la speranza e mirare ad un risultato utile su questo prestigioso traguardo triestino. Un'altra azione solitaria la porta Akos Heizer, rappresentante della formazione continentale della Beta Express. Nessuno risponde e quindi si intuisce che tutti aspettano gli ultimi 40 km per impostare la corsa. Ma gli scatti, la media e 2 ore di corsa hanno appesantito molte gambe, cosicché nel plotone si notano le prime smaliature, qualche strappo che in prossimità dell'entrata nel circuito provoca una frattura nel gruppo. Heizer viene così raggiunto da una trentina di corridori, mentre il resto del gruppo accusa subito un minuto di ritardo e soltanto alcuni corridori riusciranno in seguito a riportarsi sulla testa della corsa. Da qui comincia il vero trofeo dell'Unione Circoli Sportivi Sloveni in Italia, che Radivoj Pečara e la società ciclistica KK Adria hanno allestito in maniera davvero impeccabile. Esperienza e competenza ineccepibile per questo staff di organizzatori che si propongono con il grande ciclismo dilettantistico in una maniera davvero entusiasta. Si scende verso il traguardo di Opicina, da dove inizierà il tratto finale che porterà la carovana al primo passaggio sotto l'arrivo e a quel punto inizieranno i 4 giri finali attraverso il nuovo raccordo di Cattinara, Villa Marchesetti, Villa Revoltella,
rotonda del Boschetto, poi l'entrata nel comprensorio San Giovanni dove inizia la salita, quindi bivio Paccanoni e nuovamente sotto il traguardo. Si scollina e salvo qualche cedimento i battistrada sono ancora numerosi, niente da fare per chi è rimasto dietro, la corsa si gioca tra questi uomini al comando che scendono veloci verso Trieste. Ben 5 uomini targati Zalf e Desiree Fiore nel gruppo di testa, e vale a dire Sascha Modolo, Daniel Loss, Manuel Boaro, Gianluca Brambilla e Federico Bontorin, molto attivo il vincitore di Paderno di Ponzano che ha veramente ritrovato una dimensione che lo fa ben sperare anche in futuro. Si sta salendo intanto per la seconda volta la salita che porta all'arrivo, ma siamo ancora nel corso del primo dei 4 giri previsti. Tra poco diventerà tutto più difficile, la fatica si farà sentire e agli scatti risponderanno sempre in meno. A differenza della passata edizione, quando si corse per la prima volta su questo circuito, quest'anno la prima parte è stata molto più tirata e di conseguenza la selezione sarà più facile in questo finale, dove molti atleti possono ancora spendere bene le loro residue energie in vista degli ultimi chilometri di corsa. Tra poco il passaggio ai meno 3 giri. Qualche buco nel gruppo di testa, la spinta dei migliori mette in difficoltà più di un concorrente e così il plotone, forte inizialmente di una trentina di unità, si va pian piano, chilometro dopo chilometro, sempre più assottigliando e conferma la scelta azzeccata di Radivoj Pečar che con questo circuito ha messo a disposizione del pubblico qualcosa di veramente spettacolare sotto il profilo tecnico ma pure sotto l'aspetto della visibilità. Nel corso del secondo giro rimangono in 8 a condurre e precisamente Dominic Brandle del team Tirol, Daniel Hotz della Zalf, Jurs Zirmsek della Adria Mobil, Vladimir Kerkez della Sava, Cristiano Colombo della Palazzago, Akos Heizer della Beto Express, Roman Maximov della Cicli Team Friuli e Davis Uliana della Bibanese. Rientrano su questo plotoncino in seconda battuta Gianluca Brambilla, Sascha Modolo, Federico Bontorin e Emanuele Boaro della Zalf, quindi ben 5 uomini Zalf davanti su 12 che comandano la corsa. Una corsa che sta diventando davvero bella. Si sono sentite voci al termine che dal prossimo anno si vorrebbe cambiare qualcosa per renderla ancora più dura, inserendo alcuni tratti di salita. Ma così come Pečar l'ha inventata nelle ultime 2 edizioni è un percorso davvero straordinario. C'è terreno per fare selezione, ma si dà modo a tanti corridori di essere competitivi fino alle battute conclusive. Il risultato rimane sempre incerto e la gente, nell'attesa di conoscere la verità, rimane attenta e partecipa anche con il tifo. Tra poco il passaggio a meno 2, quindi 22 km alla conclusione e ancora 2 volte il tratto in salita. Si entra nel vivo. Qualcuno adesso potrebbe anche giocare di rimessa, tentare la lungo anche per provare a spaccare ulteriormente questo plotoncino. Scatta Peter Kuster che va ad aggiudicarsi il traguardo a premio. Ancora poi la discesa su Trieste e nuovamente per la penultima volta il tratto più impegnativo laddove potrebbe decidersi la corsa, laddove qualcuno potrebbe provare da solo quando mancano 15 km al termine. Attentissimi gli uomini Zalf e Desiree Fiore che hanno sempre qualcuno a fare da controllore. Scandisce il ritmo in questo frangente Gianluca Brambilla, sono in 5 davanti, quindi spetta anche a loro inventare qualcosa. Nel frattempo i battistrada si sono agganciati anche Kavazina, Dabrowski, Kieserlowski, Vrecher, Koren e Veit. È un cambiamento continuo, ci sono cedimenti e rientri, tutto nello spazio di pochi secondi. Si continua a scattare con Cristiano Colombo, ex Zalf, ora in forza alla Palazzago. Sono momenti molto frenetici dove uno cerca di preparare al meglio per risolvere a suo favore questo bellissimo finale del 32esimo trofeo dell'Unione Circoli Sportivi Sloveni in Italia, internazionale per elite d'Under 23, la prima nel Trivento, ma nelle prossime settimane a cominciare da Villa di Villa, poi Negrare e Col San Martino, il grande ciclismo Under 23 vivrà i suoi momenti migliori dell'intera stagione con 3 internazionali di lusso. Si passa al suono della campana, ancora 11 km, davanti a condurre Daniel Loss e Gianluca Brambilla, Zalf, Robert Kieserlowski, Adria Mobil, Peter Kustor, Beta Express, Vladimir Kerkez, Sava, Jaroslav Dravoski della Norda, Robert Vrecher, Radeska, Cristiano Colombo, Palazzago e Mattia Kavazina della Perutuina. Ed è proprio Cristiano Colombo che tenta la sortita all'inizio della discesa. Attenzione adesso sulla destra del teleschermo, era rimasto staccato, rientra e tira dritto Manuele Boaro.
L'azione del Vicentino di San Zenone è di quelle che fanno male, mai lasciare 50 metri al vincitore del Liberazione 2007, grande cronoman. Boaro raggiunge e stacca Colombo, ha davanti a sé ancora 4 km di salita e 20 secondi da difendere. Affronta il tratto più difficile, quello all'interno del comprensorio San Giovanni, con un rapportino che è la firma del campione, una pedalata agile ma continua e molto sostenuta, a differenza di un Sasha Modolo che in corsa lo abbiamo visto tirare in salita dei lunghi rapporti, non perde un colpo Manuel Boaro. Dietro è ben coperto da Osse e Brambilla, bene anche quest'ultimo, sempre presente nei tratti più impegnativi. Termina il tratto più difficile Emanuele Boaro ed ora bisogna contenere il sicuro tentativo degli inseguitori che negli ultimi due chilometri daranno tutto per riagguantare un risultato che sta loro sfuggendo. Ma come già detto, non lasciare mai 50 metri a Emanuele Boaro. Non è facile andare a prenderlo perché riesce sempre a sviluppare un ritmo senza cedimenti e andare così a trionfare sul prestigioso traguardo di Longera con un'azione inventata all'istante, a sorpresa. Uno sprazzo che solo chi è grande può averlo, altri appena rientrati avrebbero rifiatato. Emanuele invece è scattato. Fa rima, ma è molto diverso. Lo sforzo è davvero notevole, ma il traguardo è oramai vicinissimo e per la Zalpe di Gilles Fior è la terza vittoria consecutiva su questo traguardo. Aveva 5 uomini davanti, non poteva fallire. Vince Boaro, ma vince tutta una grande squadra, un gruppo affiatato che corre ognuno per sé e per i compagni, una macchina che sfornerà ancora molte vittorie. Ed eccolo qua, la conclusione per Emanuele Boaro, gli inseguitori alle spalle, bellissimo ed avvincente finale dell'Internazionale di Longera. È stata una grande corsa ed ancora più grande è stato il genio di Boaro. Alle spalle del Vicentino completeranno il trionfo di squadra Brambilla, terzo, battuto soltanto da Cabasina. Seguono poi Davroschi, Kustor, Kieserlowski, Colombo, Os, Vrecher, Onkitz al decimo posto. Ed ora tutta la gioia della formazione castellana alla seconda vittoria stagionale. Ah, quest'anno è un anno importante per me e niente, ho cercato di tenere duro fino alla fine e sono riuscito ad arrivare davanti, ci ho creduto fino alla fine e ci ho creduto così. Però ti sei staccato l'ultima volta prima del suono della campana, sei rientrato ed hai tirato dritto, ti è andata bene anche? Ma ho provato a rientrare sul gruppetto che era fuori e ci sono creduto fino alla fine, come ho detto, e ci sono fatta. Hai una grande salve, però 5 uomini davanti. Sì, è una squadra formidabile, non posso dire altro, grazie a tutti. Sì, noi del Credito Cooperativo siamo molto orgogliosi di essere lo sponsor principale, aiutiamo questa gara qua già da anni e devo dire che lo faremo ancora in avanti perché merita. È stata una grande festa anche oggi, ha vinto ancora una squadra blasonata, quindi un successo per questa internazionale. Ma vincono già 3 anni consecutivi, dunque una grande squadra e questa è la conferma che questa gara qua è di livello internazionale. Gaerne, da 50 anni leader mondiale della calzatura sportiva made in Italy. L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di G-Stilo, la scarpa per ciclismo indossata dai migliori atleti dello scenario mondiale. I prodotti Gaerne sono da sempre sinonimo di qualità. Domenica agonistica per la categoria juniores. Dopo le vittorie nelle gare d'apertura di Brugnera, dove si impose Roberto D'Agustin, e di Caselle di Somma Campagna, successo di Alex Marchesini, si rinnova quindi la sfida con la 31esima edizione del circuito di Fontanelle. Primo trofeo BM, 13esimo Gran Premio RAC. Una gara dalle caratteristiche veloci, dove il terreno pianeggiante è buona terra di conquista per le ruote veloci. Qualche difficoltà si potrà incontrare con la sede stradale in qualche tratto piuttosto angusta e sofferente nel contenere i 142 corridori che si sono schierati alla via.
Formazioni venete e friulane a darsi quindi battaglia sul circuito fontanellese di 10 km da ripetersi per 10 volte, concludendo dopo 100 km tondi questa corsa organizzata dal gruppo sportivo Top Ceramiche di Vazzola. Il sodalizio vazzolese presieduto da Fiorenzo Pizzato, che come di consuetudine metterà in cantiere a Vazzola il lunedì di Pasqua il trofeo termoidraulica Pizzato, giunto alla 25esima edizione e riservato alla categoria degli allievi. Con il gruppo sportivo Top Ceramiche di Vazzola, a Fontanellette essendo in campo un nuovo gruppo locale di collaboratori che, capeggiati da Don Giacomo, vogliono rilanciare questa manifestazione che stava rischiando la soppressione. Sono partiti con il piede giusto, quindi un grosso in bocca al lupo per il gruppo della parrocchia di Fontanellette. La corsa intanto vive sotto il stretto controllo delle formazioni che puntano a giocarsela allo sprint ed alterna tratti di stanca a qualche buona accelerata che allunga il plotone, ma le azioni forti e pericolose per ora non nascono o sono soltanto scatti come quello che abbiamo visto in precedenza con Alex Bacchin, portacolori della Moro Scott by Seek Online, che aveva tentato da solo senza però troppa fortuna. Il prossimo weekend di Pasqua sarà Santa Maria di Piave ad ospitare gli Junior. Si correrà infatti lunedì 24 di marzo con la regia di Bruno Zanardo e Mario Zornio il 44esimo circuito di Santa Maria, preparato da Gian Antonio Canzian e dall'Unione Ciclistica Ramera Gino Bartali. Non si sblocca ancora la situazione del primo trofeo BM 13esimo Gran Premio RAC, ma qualche smagliatura nel gruppo comincia ad evidenziare che non tutti sono convinti di arrivare allo sprint a ranghi compatti. Ed anche se sarà difficile eludere il ferreo controllo del plotone, qualcuno osa e ci mette coraggio nel proporsi in avanscoperta come il bel tentativo A3. Escono e vanno all'attacco Matteo Moratti del team Danieli, Elia Biondo della Rinascita Ormelle Pinarello e Riccardo Bolzan del Caneva Record Eliogea, due friulani ed un veneto che cercano di sorprendere la compagnia quando la corsa sta andando per le tornate finali. Un ottimo accordo spinge bene l'azione del terzetto, che non raggiunge mai margini di vantaggio da mettere tranquillità. Una fuga che deve però essere recuperata senza attendere troppo. Gli inseguitori non si devono di certo rilassare. Biondo, Bolzan e Moratti sono decisi e non fanno sconti a nessuno. Purtroppo nemmeno il gruppo fa concessioni facili e nelle tornate conclusive va a ricompattare il tutto, rimettendo la corsa sul copione tradizionale che vuole a Fontanellette l'arrivo tumultuoso a ranghi compatti. Oltre 100 corridori si butteranno sul rettilineo finale e spalla a palla si giocheranno la 31esima edizione del circuito di Fontanellette. Tutto ermeticamente blindato, le manovre per le posizioni sono grandi acrobazie con le formazioni schierate per lanciare i treni che dovranno portare l'ultimo vagone in posizione ottimale per l'ultimo scatto. Tutto è pronto oramai con il pubblico in attesa dell'epilogo finale e tra poco andremo ad assistere alla concitata volata che vale la vittoria nel 31esimo circuito di Fontanellette, uno sprint che viene lanciato lunghissimo dal vincitore di Bruniera e vale a dire Matteo D'Agostin, ma la volata non finisce più per il corridore di Cison, centro strada e gambe che non sono più brillanti nei metri conclusivi, ma il traguardo è lì a 30 metri e nessuno sembra in grado di passarlo, nessuno tranne la strepitosa rimonta di Federico Pozzetto, che incredibilmente lo passa proprio sulla linea d'arrivo con un gran colpo di reni. Gran numero per il goriziano del team Danieli, che si mette alle spalle dopo D'Agostin, Grossetti terzo e a seguire Ungaretto, Moretti, Gasparin, Colledan, Buso, San Mario e Rossi. Rivediamo lo sprint al rallentatore, D'Agostin ancora saldamente al comando, Pozzetto a 30 metri e dietro di una bici, ma ancora molta reattività nelle gambe e schizza via superando l'avversario. Un arrivo da Fotofinish che chiude spettacolarmente questa edizione del nuovo corso del circuito di Fontanellette. Hai recuperato su D'Agostin in maniera molto bella. Sì, pensavo anche di non farcela, però alla fine ce l'ho fatta. E che pensi di questa gara, come è andata in generale? Bene, bene, a parte per le tantissime cadute, un po' tante, troppe anche. Pensi di ripeterti settimana prossima e avere fortuna? Io spero di sì, però c'è anche la mia squadra che va tanta gente forte, quindi... Una testa, dai!
terra di Romagna si è corso la 49esima Coppa San Bernardino, vinta nelle ultime due edizioni da Sasha Morgan. 88 i partenti che si sono misurati sulla distanza complessiva di 121 km. In palio anche il Gran Premio Edile Più e grande battaglia fin dai primi chilometri, tant'è che alla fine la media oraria sfiorerà i 44 km. In gara anche i protagonisti della Coppa San Geo, Merlo e Grendene, che si ritrovano così per un'eventuale rivincita. La corsa proponeva la bella azione di Marcello Pavarin, che prima con altri tre compagni d'avventura e poi nel finale da solo, teneva tutto in scacco fino al suono della campana. Ripreso Pavarin, ricompattato il gruppo, inevitabile sprint a ranghi compatti, con la formazione di Mirko Rossato, Luigino Miotti e Gilberto Parolin, e vale a dire la Filmop, a lanciare il treno per Andrea Grendene, che questa volta, pur pressato da un Merlo in grande condizione, non sbaglia e l'ordine d'arrivo della San Geo si inverte. Primo Andrea Grendene, secondo Michele Merlo, terzo Filippo Baggio a completare il podio sempre con i colori della Filmop. Seguono Marcotto, Boz, Graziato, Formentelli, Alberio, Marangoni e Partini. Permac, soluzioni per il futuro. Pavimenti e rivestimenti in resina Sintocret Floor per il settore commerciale e industriale. Permac a Conegliano. Buona Lea, la casatella trevigiana Dops Soligo. Buona, la più buona d'Italia.